Ed eccoci qua, siamo tornati. Buonasera. Siamo tornati ormai sul nostro lavoro. Esatto. Si va al lavoro, alle 10, ti sistemi, ti prepari le cose, ti siedi e sai che poi per un paio di ore ti fai questo e poi stacchi e timbi il cartellino. Allora, prego Wasteland, riprendiamo il nostro Lost in Time. Io ormai ho sempre questo terrore che al caricamento della partita sparisca... No, non diciamo così. Sparisca il salvataggio. Ti disabilito mouse e tastiera. Vai, comincia tu, assolutamente. Check di volumi non ci servono, giusto? Se è tutto settato. Dovremmo essere a posto, sì, non ho toccato nulla. Va bene. Faccio giusto un check io veloce. Vai. Lunedì e Val Times. Il livello che ci dovremo fare almeno altre due volte. Senti, vogliamo fare una cosa intelligente? Cioè? Guarda, apro un Google Keep e iniziamo a segnarci non lì il livello, che potere c'è, perché adesso siamo già in un imbarazzo infinito, perché noi dovremmo andare alla ricerca di salto e musica. Ok, va bene. Ma io non me lo ricordo, almeno qua sappiamo che c'è il vento. Ok. Allora, apro 5 secondi, se il nostro esigentissimo pubblico ce lo chiede. Allora, giusto 2 minuti, io apro un Google Keep e faccio Bugs Bunny e poi segno che in medieval, vediamo qual è il livello, scusate, come si chiama? Vedi il nome. Qual è? Questo di fronte. Non è questo. No. È questa follia di fronte. Sì. Allora, aspetta, fammi fare la follia qua. Bang. Allora, cosa bolle in pentola, amico? Medieval Times. Che si traduce subito in medieval trimestre. Cosa bolle in pentola, amico? Abbiamo uno per vento e null'altro. Mo in ogni livello che ci facciamo ci segniamo i poteri. Ok. Prego, dimensione X. Peraltro ho questo flashback proprio adesso, che negli anni 30, nel livello che ti sei fatto tu a piani, c'era qualche musica e qualche molla. Confermo. Allora, dimensione X, il tempo dei pirati, gli anni 30, la dimensione X. Dovremmo aver sbloccato un livello qui. Che non è quello a destra perché fu il primo. Non è questo a sinistra perché risulta disactived. È questo risucchio qui, se non mi sbaglio, giusto? Vedi il titolo? Sì. Alla conquista del pianeta X. Sarà una cosa sulle navicelle? Figo. Di che anni stiamo parlando? 60? Qui i disegni, i personaggi, l'intenzione di questi personaggi. Sì, alcuni più giovani, altri più vecchi. Sì, io parlo di lui, il marziano. Se non ricordo male, sì. 50, forse 60. Il primo che mette la bandiera sulla cima della montagna vince la gara. Mi sembra fantastico. Pronti? Stronzo. Ah, così? Va bene. Io me la prendo apparentemente comoda. Ho zompato cose, secondo me. Sto facendo degli esperimenti, eh.
perché è inutile dire che tutta questa roba è un incubus. Apprende tutto, sono sceso giù. Tizio, avrò bisogno del servoguida, mi dovrai aiutare. Sono di nuovo sceso giù. No! Vabbè. Centro. Perché non la prendo? Perché sono troppo dietro. Ok. Ma mi è finito il tempo nel frattempo. Va bene, va bene. Va bene, a parte che abbiamo tempo scaduto, ma non perdo? Ok, prendiamo. Che vuol dire tempo scaduto, secondo te? Boh. Io questo livello non l'ho mai visto. Nuovo per me. Siamo già, secondo me, al limite massimo di... Siamo nel in ciò che non conosciamo, secondo me. Senti, io me la prendo comoda e cerco di pescare tutto quello che posso. Poi facciamo i conti. Là ce ne sono due. Dove cazzo stanno queste due? Non qui. Sono qua dietro. Vediamo il primo. No! Caro da d'oro. Io nel frattempo raccatto, Fabrizio. Poi la gara. Prova il secondo, prova il secondo. Sì, andiamo sistematicamente, c'hai ragione. Ok, no, prova il terzo. L'ultimo. Cos'è? L'hotel di Silent Hill? Torni al primo. Quarto. Perfetto. Ok. No! Vai in fondo, vai in fondo sul terrazzino. Bella domanda. Cosa avremo fatto? Ah, era un... Scusate. Ah, si riparte? Non l'ho mai presa questa? No. E questa manco? Non mi dire che le devo fare tutte da capo. No, qua ce n'era una. Buona a sapersi. Era il quarto, giusto? No. No, ma è un altro. Questo è il primo, sì, infatti. Venga così, vai, salta. Non ci arrivi. Provaci. Il terzo. Primo. No, primo? Ok. Narrativamente pare di sì. Per le nostre preziose carote io mi butterei qua, scusami. Ok, risali. Perfetto. Si fa anche prima, secondo me. Diciamo che andiamo di qui. Centro? Mi pareva centro. Frega niente del tempo. Ultimo. Quarto. Penultimo. Forse. Però il quarto. Perfetto. Giuse è già sceso. Prova a saltare di lato. Perfetto. Sali, sali. Ho scaduto. Ma noi non ce ne fotte veramente nulla. Ah, tempo scaduto semplicemente perché lui è arrivato e noi non avremo questa, che è peraltro l'unica sveglia del livello. Adesso, se noi siamo vagamente fortunati, ah, c'è anche tutta l'animazione a ricominciare. Io non vedo carote nel frattempo. Metti pausa. Non posso. Aspetta. Le carote sono state tutte prese. Dobbiamo solo pensare a vincerla. Vai.
Allora proviamo ad andare per vincere invece. Centro. No. Questa qual era? Mi ricordo. È la prima. Prima. Allora, qui è primo, allora. Qui è uno. Poi buttati sotto. No, non c'è bisogno. Buttati proprio sotto. Hai ragione. Qua dentro. Puoi anche non prendere la... Puoi anche non prenderla dopo, quando fai veloce, secondo me. Qua è il quarto. No, centro. Qui è centro. Non dovresti farti colpire dai massi qui. Dopo. E poi è penultimo. Sai che c'è una possibilità di farcela? Vediamo. Ah, adesso? Com'è possibile? Prima arrivo qui. E mo mi dai la sveglia del cazzo. Come sei arrivato che era davanti? Ah, ma è tutto scriptato. Era conta il tempo. Dammi la sveglia. Cambiato doppiatore, non si sa perché. Perché è spagnolo, Weston? Hai messo spagnolo? Come l'ho messo in spagnolo? Hanno parlato in spagnolo. Fantastico. Qui no. Perfetto. Hai completato. Bug grufico. Eh sì. Lascia che salvi la tua posizione. Certo che voglio sapere la partita. Merlo. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. E adesso? Ok, non si è sbloccato nulla. Mi sa che dobbiamo tornare agli anni 30. Almeno abbiamo delle garanzie, no? Cioè sappiamo per certo che su quel livello qualcosa da prendere c'è. Secondo me casse più che altro. Senti, dato che l'hai fatto tu quegli anni 30, ti ricordi meglio, te lo vuoi fare te? Va bene. Ti sblocco. Mi sblocchi. Ti sblocco. Non ti muovi? Ok. Ok. Non era allora. Questo? No, lo so, voglio controllare una cosa. Ok. Questo è l'inseguimento? Qua mancano due sveglie. È questo, eh. Che qua sai... No, no, si è sbloccato. Sbloccato un livello, questo. Quasi quasi mi farei. Questo abbiamo quasi fatto tutto. Mancano due carote d'oro. Ora mi faccio questi due, vai. La corrida, prego. Oddio. Me lo ricordo. Questo me lo ricordo pure io. O forse mi... Sì, no, me lo ricordo. Bellissimo. O mi ricordo il cartone. Allora, questo è tale quale al cartone. Ad occhio e croce si deve prima inchiommare in questi cosi rossi. Calcio? Sai, forse mi ricordo che si blocca dentro questi cosi rossi. Sì, sì, voglio fare prima i... Io volevo fare prima i barili. Ok. Qua, 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 zio, qua. Andale, andale. Salire. Ah, non mi
faccio nemmeno niente. Patrizio si è super pro. A qui, a qui. Animazioni tale qual cal. A qui, a qui. The last one. Andale toro. Andale, andale. Dammi la sveglia, uguale le rose. Fantastico. Gracias, gracias, muchas gracias. Perfetto, fantastico. Cosa mi dirà adesso? Vediamo. Fantastico. Bene, bene, ci piace. Hai completato questo livello. Ci mancava. Oh no. Lascia che salvi la tua posizione. Vado. Prego. Il mistero della carota di Stone Edge. Bellissimo. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. Senti, io insisterei allora sulla trama, dai, asseconderei. Dai. Finché non ci fa andare avanti. Finché non ci blocchiamo. Prego, andiamo, Bugs. Qua abbiamo completato tutto. Minghie, 8 sveglie. Molta paura. 8 sveglie sono tante. Bellissima questa. Mi ricordo anche questo, forse. Sì, oddio, sulla neve. Non so. Sì, sì, sulla neve, sì. La strega mi arriva, Ehi! Che succede, amica strega? Un coniglio! No. Sì. No. Sì. Vedi? Sempre la stessa battuta riciclata. Boss, no, 8 sveglie. Otto pixel, la strega. La strega in 8 pixel. Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio. Oh, cioè sono le zone, Prizio. La valle dell'anatra surgelata. Giustamente per 8 sveglie. Il medioevo, devo dire, è il periodo storico più terrificante, peggiore del gioco. Che si fa con sti cosi qua? Mo si lanciano le palle di neve. Prima voglio fare un check generale dell'area, però, vedi? Che qua a Kazim c'è una cazzo di carmigiri. No, ce la faccio. Qui si mettono le carote in dei posti veramente orripilanti. Là sopra c'è pure una cassa. Allora, prima mi occupo del piano terra. No, non scendo ancora. Questo è Daffy Duck, questo bastardone qua dentro. Fai attenzione, i terreni viscidosi e scivolosi. Ok. Allora, qua c'è Daffy Duck, sicuro. Non è detto perché... Sì, no, questa è una carota, quella è il becco. Quello Daffy Duck. Proprio Daffy Duck, piece of shit. Come cavolo si lanciava, mica me lo ricordo. Lo stesso tasto con cui...
Ma un calcione per prova? No, sai già che è questo. Eccolo. Per fortuna fugge. No, non fugge. Ma non mi sa che non vuole te almeno. Non ti far prendere. Ah sì, la metti così? Da, difficile, eh. Provaci, provaci. Ma che risolvo? Secondo me lo sconfiggi ti dà una delle sveglie. So 8. Pensi di no? Pensi che vada avanti all'infinito questa cosa? Ho appena capito una cosa. Ok. Nice intuition, Maurizio. Non l'ha detto. Dalla proprio in faccia. Ah, si muove, eh? È cattivissimo. Manca Zim. Certo, la mira di Bugs Bunny, eh? Sì, sì, no, la mira di Bugs Bunny, ma poi devi stare allineato. Prima non so, veramente. Non so veramente perché. Non muore? Spero che non sia un easter egg, non muore. Fanculo. Ok. Due carote e una cassa. Scendiamo. Che succede? Terreni scivolosi. Ah, più avanti. Vaffanculo. Devo dire che il rendering della mappa aiuta tantissimo, cioè c'è una distanza di rendering. Ah, e qua ci dà l'ultimo potere, secondo me, ci dà il vento. Guarda fregarella, eh. Hai visto? Un classico. Wasteland, qua mi devi aiutare girando le inquadrature, che secondo me stanno cose nascoste. Ok, thank you. Merlino Monroe, sì, ora ci andiamo. Allora, vediamo solo qua in punta. Ok, va bene, ora ci facciamo il laghetto. Andiamo, andiamo da Merlino. Dacci l'ultimo potere. C'è qualcosa qui per noi? Niente? Un appartamento nudo e crudo? Va bene. Ciao, coniglio viaggiatore. Ciao, Merlino. Ti posso insegnare un trucco magico, sì, se vuoi? Vai. Fantastico. Allora, fai attenzione, coniglio. Di magica bula su questo simbolo e potrai arrivare a un oggetto o a una zona posti troppo in alto. Bene. Perfetto. Allora, io ti aiuto con la telecamera, allora. Oh, mamma. Ho bisogno di capire che cosa è texture e che cosa no. Oh, madonna mia. Va bene. Follia? Prendi un po' di confidenza. No! Allora, vabbè, molto semplice. Affidac è morto, vero? Cioè è morto, poverino. Però per sempre. È schiattato, diciamo. Allora, andiamo con calma. Secondo me è tutto di momentum. Cioè zompi, rizompi.
È entrata un'altra cosa. Devo atterrare con l'elicottero. Con l'elicottero? Una delle cose meno usate per ora in questo gioco. Mai usato fino ad ora. Ok, ce l'ho. Sai che ti potrebbe servire pure sul ghiaccio a prescindere per non scivolare? Ci ho pensato, infatti. Andiamo via. Opla. Ok. E questa è fatta. Girami dall'altra parte, West, anche se forse dobbiamo andare di là banalmente e basta. Sì. Sì, ok. Allora, piano piano. Ce la faccio? Sì. Per fortuna il gioco ti aiuta con la proiezione della tua ombra per sapere il salto. Quello sì. Quello è fenomenale, grazie a Dio. Ci aspetta altro un po' inferno. Di palle di neve. Vabbè, io qui faccio un po' di pattinaggio, bello tranquillo. Ok. Ok. Ops. Tre. Sono ancora poche. Beh, in teoria le dovremmo prendere tutte perché abbiamo finito i poteri. Sì, infatti, dovremmo levarci dalle palle questo livello. La carota di Stonehenge. La carota di Stonehenge. Okay. Le palle di neve. Ok. Tira drizzo. Le palle di neve, ok, c'è il bersaglietto. Very good, my friend. Very good, my friend. Potevano mettere questa piccola sottospecie di auto aim pure un coppa Daffy Duck, eh? Non ci avrebbe dispiaciuto la cosa. Invece no, le abbiamo dovuto soffrire. La carota di Stonehenge. Allora, alla valle dell'anatra surgelata. Allora, diamoci da fare. Un drago? Qualcosa lì. Bellissimo. Oh, bellissimo, com'è carino, è un cane. Ah, è un altro hub micidiale. Ah, qua c'è il Vientos. No. No. Che potere è? Non sono tre i poteri. Sono quattro. Sei contento questo? C'è il Vientos. Chiave. Ma secondo te si sconfiggono questi cosi? Chiave. Bene, stiamo lavorando a vuoto. Non finiremo mai. Ma ci sono dei simboli dietro, è stranissimo. Qui da dove sei arrivato, giusto? Sì. Sì, c'è anche il... Perfetto. Non finiremo mai questo livello. Ti punto verso il centro? Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Che è successo? Non lo so. Ah, forse cade. Ok. Vabbè, io lo prendo. La prendo, ma... Ne dubito. So che anche è fallimentare. Anche se sembra più un indovinello, eh. La carota di Stonehenge. Ok. Questa che cazzo è? Devo salire sopra? Sono agghiacciato, è un'uscita? A scivolo? Cos'è? Sono agghiacciato. È Merlino però, mi dà dei poteri ma... È un potere sbagliato, sbagliato diciamo. Stiamo un po' accanendo.
per lì. Mi hai fatto pacca. Dai, che almeno forse mo ti dice come fare sotto, dai. La piglia la cassa H, pensi mai. E siamo a 5. Giusto a metà strada. E questa è bloccata, ovviamente. E qua c'è la stella. Ah, vedi? 1, 2, 3, 4 e 5. 4 sono agli ingressi e uno si scende qua dentro. O lo fai. Ciao, coniglio viaggiatore. Ti dà il potere. Trova i 5 segni di pietra mancanti e l'orologio che stai cercando apparirà qui, sopra la carota. Ti posso insegnare un trucco magico. Grande Merlino. Fantastico. Allora, fai attenzione, coniglio. Di apriti sesamo su questo simbolo e potrai aprire una porta magica. Ok. E l'ultima stelletta la prendiamo... quando la prendiamo l'ultima stelletta, scusami? Dobbiamo guardarci intorno. Sia qui sopra, sia nella strada, per capire se c'è una seconda possibilità, buttandoci, non so. Va bene. Ah ah, eccola qua, la nostra carota. No, secondo me c'è un buco che ti porta alla stelletta, ma al contrario, la devi spingere verso fuori. Eccolo, pezzi di merda. Qui no? Mi sembra pure di vedere una striscetta lì. Via. Questo era difficile. C'è un livello? La cassa! La carota! Ma dov'era tutto sto spazio? Mannaggia a voi, mannaggia. Ok. Pepe, sì. Ok, la prima stella è presa. Tira drizzo. Me ne frega niente. Apriti sesamo. Allora stiamo facendo il folletto col bastone. Se Daffy Duck, sì. Il folletto col bastone. Il rifugio di Robin. Dai tentacoli esplosivi. Che c'è qua sopra? Hey! Volevo provare. Ho scoperto. È andato benissimo. Oddio. Cade qui. Pezzo di merda. Lo dovrei affrontare in singolar tenzone? Sì. Vieni qui, maledetto. Non abbiamo capito, ma va bene così, no? Ho girato il tronco e gli ho dato un calcio in Herculos alla Looney Tunes. Uno, due. Due stelle. Ok, mancano gli altri tre ingressi. Qua c'è la nostra carota d'oro e la nostra sesta cassa. Questa cassa come ad ingresso abbiamo risolto. Aspetta un attimo, tizio. Ti puoi buttare qua sotto? Vedo carote. C'è un baco? No. Niente. È ghiaccio. E sotto manco puoi passare, no? Perché è ghiaccio. Ok. Qui devo saltare per forza, che se no non va. Posso correre, altrimenti precipitiamo instant.
Però sai che forse... No. Ok. Ok, adesso vado a sinistra. Va bene. Quindi abbiamo fatto il rifugio di Robin. Adesso ci andiamo a fare... Signor Drago, stia calmo. Questo è l'ingresso. Questo cos'è? Pollo fritto. Pollo cos'è? Fritto. Racchette da tennis. Tennis. Ho paura. Apriti, sesamo. Perché penso che ci sia comunque Daffy Duck? Racchette da lepre. Easy? C'è qualcosa lì sopra molto strevezzo. Alle racchette. Al tempo. Non sappiamo tu cosa ci debba fare. Correre. Fine. No, devo prendere la stella questa. Ok. Siamo a posto. Easy. Dai, mancano due porte. Finito. Mancano due porte e due casse. Ci troviamo questo. Siamo a 8, ti trovi? Sì. Cioè, ci troviamo. Forse lo finiamo tutto sto livello, dai. Mi viene voglia di togliermi per sempre di mezzo quell'altro medievale terribile. Vabbè. Cocktail? Composizioni di design? La stella subito schiattata in faccia e poi c'è l'ostacolo. Vediamo. No, non c'è la stella questa volta. Tutto così easy? No, devono emergere. Prova a far cadere uno di questi cosi. Ah, memory. Il del cazzo. Ok. Allora, no, rosso. Quello centrale. Rosso. Perfetto. Ah, ne bastano due, va bene. Rosso. Rosso. Stai fermo per cortesia. Quello centrale in alto a destra. Il giallo. E questo. Perfetto. E il verde. Perfetto. Via. Ma voi vi reggete? Ok, a questo punto. Ah no, pure scivolate. Vabbè, un livello pigro questo. Ok. Manca l'ultima. Yes. E l'ultima cassa. Vero? Vabbè, siamo a 99 carote, non possiamo prendere niente. Fatto malissimo, ma sono passato lo stesso. Ti piace ancora di più. Ok, cosa sarà l'ultimo? Beh, un po' pigri questi lì. Questo qua in particolare è il più pigro, forse. Eh sì, perché sono dei minigiochi abbastanza tristoni. No, proprio questo minigioco, questo è a tempo. Apriti, sesamo! O forse devi girare la clessidra. Vediamo. La lepre sdrucciolona. Questo è il ritorno a destra. Sì. Easy as that. E fammi andare, mannaggia. Oddio santo, ma tu ti rendi conto? Hai tempo però. Non è poco.
Guarda là sopra questa, ma. Qua in salita, eh. Ma ci rendiamo conto la cattiveria, signori? Questo? Oh no! Hai tutto il tempo. La nostra cassa. Bloccatemi il tempo però. E vabbè, tanto che deve più succedere. Questo è risparmiabile. Abbiamo la nostra sveglia? Per yes. caso? Gimme the sveglia. Gimme it now. Grande. 4 su 8, Maurizio. Quella importante l'hai presa. Dobbiamo risalire in capo a montagna. Super pro. Super prizio. Che pensavo? Che è cambiato qualcosa? No, che si schiacciano i draghi, ma non penso proprio. Dammi la sveglia. 5 su 8. C'è un buco lì? Dove? Sì. E tutte le altre tre? Era 8 le sveglie. C'è un altro buco, vedi questo? No, è sempre questo. Mannaccia. Dove stanno le altre sveglie? I draghi? Parla un attimo con lo stronzo. Forse devi ammazzare i draghi? Sono 3. Ciao, coniglio viaggiatore. Di apriti se... Vabbè. Non tornerei indietro, andrei dai draghi. È l'unica cosa, ti trovi? Sì. Sì. Ma sono 3, 1... Sono tre. Due. 4 porte e loro stanno in mezzo. Spero vivamente si stanchino perché... Dai, se ogni colpo droppano una cosa d'oro... La terza è una sveglia. La sveglia. Che carina, mamma mia. E infatti. Non torneremo mai più in questo livello, maledetti. Fantastico. La cosa mi rallegra. Solo ora devi fare questa cosa per 3 draghi. 3 volte, 9 volte.
si ottimizza. Prendi anche tutto alla fine se vuoi, eh. Faccio un po' di tracking. No. Vabbè, è veloce lui comunque a cacciare il fuoco. 7. Fantastico. Eh sì. Ah, vieni, brava, brava zio, vieni. È quello che è già colpito. Non gli dà più nulla. Cioè non serve a niente. E dov'è l'ultimo? Vai, vai. Perfetto. Perfetto. Fantastico. Andiamocene da qui. Egregious. Ma si riprendono subito? Hanno passato. Non so se ce la fai. Non è andato giusto. Il... Severo ma giusto. Non è andato il volo. Oh! Non va più il volo? Non va più il volo? Sono troppo un abuser? Sei serio? Fino a mo' l'abbiamo fatto? Ma ci stai rompendo le palle? Davvero? È l'ultimo grande ostacolo, vai su quel pizzo, vai. Vabbè, ma fanculo, vado sul pizzo. Va a cagare. Ci siamo, mio caro Merlone. Ah, fanculo. Tutte doggiate. Ciao, Merlo. Ciao, ciao. Via. Bye, have a great time. Beh, con 8 sveglie ci sbloccherà qualcosa, voglio sperare. Ottimo. Ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle? Ci sei, Whistler? Lascia che si sono la tua posizione. Sono arrabbiato. Forse una carota d'oro? Chi lo sa? Vediamo subito. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. Sei carote d'oro. Va bene. Vai, mondo della preistoria. Quanto si entra qui? 120 sveglie. Dove tutto è cominciato qualche gameplay fa. Sei tu? Sì. Fammi dare una controllata così. Ma secondo me stiamo per masterare la preistoria. Dammi una cosa, va? Allora, questo è chiuso. Questo è praticamente chiuso. Questo ci manca 14 sveglie, Fabrizio. Fine, giusto?
Fine. Questo è il mega livello della preistoria che non abbiamo ancora fatto. Adesso dopo livelli 14 sveglie. Dopo livelli leggeri stanno uscendo i mega livelli, visto la fine di ogni mondo. Sì. Questa ce n'è una. Quello basic che abbiamo fatto all'inizio aveva 9 sveglie. Questo 14. Buona fortuna a noi. Vabbè, dovremmo avere tutti i poteri. Sì, è che mi preoccupa la biforcazione, no? Come nel Medioevo. Cioè hub centrali che portano ad altri hub centrali. Molto bella però la preistoria di notte. Cosa vuoi la luccio, secondo te? Nulla. È lo stesso livello, però di notte. Insomma, questa come si pigliamo? Con la roccia, esattamente come il primo livello, Western. Sono un cretino, scusami. È proprio uguale. Hanno riciclato qua. Speriamo sia uguale. Ti pigli due cose. E poi io comunque me ne salirei sulla roccetta di fronte, eh. Qua si sblocca qualcosa qua dietro, eh. Cioè rimetterei la roccia dove stava e salirei là. Sì. Scusami, non mi ricordo più. Vado piano piano qua dietro e do una spinta bella. Gni. Ci interessano di nuovo le carote. Ah. Magica bula! Che devo fare? Oh mio Dio, ma è terribile. Ok. Magica bula! Vaffanculo! Dammi la cassa! La carota? Ok. Dammi la carota, non rompe il cazzo, hai capito? Fine, eh? Di qua è inutile andare. Non c'è più niente. Sì, no, mi sono solo andato a prendere la carotina. Le carotine, perché vabbè, ormai tanto ci servono. Sì, tanto facciamo sempre 99. Ah, c'è un mostro riciclato dai pirati lì. C'è un po' di riciclo. Scorpione. Ah, scusa, mi ho dimenticato che questo è così. C'è un po' di riciclo in questo livello. Oh, comunque scuola Dark Souls, eh. Sì. Dark Souls 2 riciclato il boss. Esatto. Vedo che anche Bugs Bunny è stato una prepista, diciamo. Questo ti lancia la cosa che rotola, vattene. È uguale, proprio stesso livello, però di notte. Veramente dei miserabili. Buon per noi, perché ah, però qua non si arriva più. Cactus come da tradizione. Ah, con qualche sveglia messa a casaccio in posti fastidiosi. Tipo questo pizzo suicida. Allora, qua dovrà apparire un ventilatore. Forse te la fai a salire, no? Possiamo andare qui. Vero?
Noi non la facemmo da qua, ma forse ora la puoi fare. Sì. Perfetto. Mi serve questo ventilatore? Ti fa apparire il ventilatore laggiù. Quindi pigliati la carota per fatti tuoi. Hai ragione, vabbè. E lì? Che ci faccio con un ventilatore qui? Prova. Ci sarà qualcosa. Magica bula! Veramente poco il tempo del ventilatore, eh? La mia sveglia! Ok. Ok. Non sarà quello di sotto. No. Voglio sperare. E allora attraversa. Noi quasi non ci serve, non ti serve. Perché tu vai così. Poi faccio questo. Non è vero. Succede quello che sappiamo che succede. Quindi torno qui. Ormai sei un master. Ce la faccio? È un sembrerebbe... po'... Sembrerebbe un po' sì, un po' no. Ce la faccio. Grande. Ok. Scusa, dai un calcio a sta libellula per sfizio. Ok, vabbè. T'a posto. Provi, molto... guarda, guarda. È molto bella. Attenzione al granchietto, eh. Granchio scorpione. Gran corpione, anche detto. Scusi. Da quella carota d'oro dove cazzo sta? Allora. Qua c'era tutta quella situazione terribile. Lì si rolla. No, no, si rolla là, non c'è bisogno. Provato. Ah, volevi provare a fottere... Lì c'è un bei muri trasparenti. Figurati. Tanto voglio dire, spawno qua. Poi mi dai questo, vabbè. Non mi si stanca questo, non mi ricordo più. Ti pare? Ok. Oh, due. Molto male. Ah, io devo usare lui. Non è vero. Vai, vai, insisti. Non facciamo cose stupide, mi raccomando. Questa salta il suicidio, va bene, perché no, d'altronde buttati pure a sinistra, waste. Oh, l'ho fatto, eh. Ah, ma è un'illusione, va bene. Allora, qua abbiamo visto. Ci sta una carota d'oro che galleggia qua. Che forse tu devi fare dall'altra parte, però. Può darsi. Eh sì, allora... Vabbè, dai, poco male. Resta soltanto il dinosauro, quindi da lì poi si sbloccherà tutto, immagino. Voglio solo dare uno sguardo. Non mi viene niente. È così come dici tu. Non posso più salire? Sì, sì, vai, vai. L'albero cade? No, perché mi pare che si andava avanti. Ah, no, quello è un ponte. Fine. Ah. L'hai vista quella sveglia buggata? Sì. Ah,
Mannaccia la morte! Vedi che sono dei bastardi? Fantastico! E i bug li tradiscono però, eh? Abbiamo fatto tutto, Prizio? Spero di sì. Sì, perché non ne mettono due così stronze. Per un pelo. Vadi, vadi. Vadi, vadi. Ma ti pare? Va bene. Voglio capire se, capito, loro mi servono a qualcosa che non sia saltargli in testa. Ma ti pare? Vabbè, falli fuori però, magari danno la carote, che già non ti sei fatto da Deo l'altra volta. Ma io non ci salto più qua sopra, se... Lasciatene uno. Dai un calcio. Fare così. C'è la sveglia comunque là, eh. Ok. Fantastico. 6 su 14. Prego. Ok. Facciamo così per salire. Perfetto. Magica bula! Oh no! Ok. No! Dovevo andarci piano. Ora fai cadere il tronco e vai davanti. Ok, mancano 4 casse Acme. No, 10 casse, questa è la terza. No, 4, ha detto 7. Ah, ok. Curiosità. Ah, si prendeva così quella carota. Quella carota, okay. D'oro che noi abbiamo preso in modo completamente suicida, tipo così. Bene. Giusto, era questo, no? Di qua. Ma credo col ventilatore. Non penso, in realtà. Se ho un altro perché ce l'ho già fatta. No, non serve. Però mi pareva che non era lui il dinosauro che ci interessava. Come mai? Perché ho questa sensazione? Sono caduto su quei due dinosauri io. Ma stavano disposti in modo diverso, mi pare. Quindi convieni con me, eh? Ma io sto parlando di quando hai fatto il livello di giorno. No, non erano disposti in modo diverso. Ah, no, ok. Dove vai? Ok. L'avevi già fatto. Non capisco già, capito, il limite. Non capisco bene il limite della testa di questa grande merda.
e scendi. Hey! No, speravo che... Ti trovi con me, Prizio? Non sì, vedo sì. Grosse hey! Alternative. Fantastico. Col perfetto. Cactus sotto hey! Apposta. È chiaro, no, che il cactus sei apposta lì. Ciao, Gepard. Buonasera, Gepard. Ciao, Gepard. Ok, ora lo pterodattilo. È proprio tutto uguale, tutto riciclato. Possiamo esserci dimenticati una sveglia, secondo te? No. Non lo so, questo. Cerco di non pensarci. Tu arraffa tutto. C'è già una sveglia qua sotto. Mi serviva qualcosa questa merda? No, fallo fuori, vai. Ti pare? Spastic sei tu? Nove okay. Sveglie su 14, ne mancano 5. Dove cazzo escono? Ma 5 sveglie. Pterodattile era la fine, giusto? Una sono le casse Acme. Dai un'occhiata fuori in fondo qua. Ok. Vabbè. It's a mystery dude. Sac, ma pterodattilo. Vabbè, scogliere dello pterodattilo. È la stessa cosa, no? No, no, vai a destra, vai a destra. Sì, sì. È quasi continua questa volta. C'è una leggera piccola... segno illuminato. Una sveglia. Ce n'è più pterodattili. Due pterodattili. Due sveglie così a vista. Se continuiamo così andiamo alla grande. Ok. Fantastico. Hanno allungato la scogliera dello pterodattilo. Quindi niente, si continua dove sta la freccia. E ci non sta un qua, percorso direi. No. Ho già visto due casse. Quindi dovremmo stare qua a 5. Ne mancherebbero due. Ok, bisogna buttarsi qua sotto con il power. Spera che in quella grotticella ci sia un'altra cassa. Dovrebbe stare là, sì, la cassa. Vai. Sta là, sì. 4, vai. Ok, ne mancano 3. Usa il potere nuovo. Magica bula. Perfetto. 5. Che succede? C'è Daffy Duck dentro? Salta dentro al coso questo. Ok. 5. Ok, ci aspetta un bel giro. Forse ci sono tutte le casse, dai. Dritto di qua. Perfetto. Cacchio. Ok. Carota d'oro, sei tu? No. Perfetto.
Via. Queste sono le ombre di due casse. Ma senza di lui, forse. Ah no, c'è un ventilatore. No, no, c'è il ventilos, vai. Allora, con un po' di pazienza. Via di ventilos. Magica bula! Uno. Perfetto. Uno. Vai. Tre addirittura? Sette. Perfetto, finito. La sveglia. La sveglia. C'è una sveglia. Magica bula! Prego. Prego. Vai di rientro. Grande. Ok. Perfetto. Altre tre sveglie, sei carote d'oro. E le casse sono finite. Una di queste... Ah no, tre sveglie a parte la... la cassa che ormai è già andata. Una carota d'oro di 6. Niente, così a cazzimma 6 cose. Dai un'occhiata di lato, questa è qua fuori, con la telecamera. Ok. Un'altra carota d'oro. Mi faccio gli scrupoli. Che c'è? Ah, boh. Ah, pietre per te. Hey! La carota. La sveglia. La camera. La sveglia. Fantastico. Prego. Si inserisca nel buco. Si sbuchi, per cortesia. Altra carota, allora, altra sveglia a tutte le parti. Ah, a gran mignotte proprio tutta sta roba. Manca l'ultima sveglia. Carote, quante ne mancano? Fatti questo. Dammi le carote. Eccola la carota. 30 su 31. Fai vedere. Ok. Magica bula. Magica buba. Dai che sta qua, dai che sta qua la carota. Oh. Sta là. Devi spostarli. Devi creare un Enigmos. Mossa abbastanza lo stupido Enigmos. come arrivi là sopra? E questo è ingente. Eccolo Enigmos. Carota. E sveglia. No! Questa ci vuole la clip qua, comunque. Ci vuole la clip. Coraggio, queste, dai. Ma dove va? Dove va? Mi scusi. Non lo so, sto andando via. Non lo so, io ho perso l'orientamento ormai. Vada di qua, proseguo. Salga lo scalino. Ah, ok. È fatto apposta tutto questo per farti dimenticare dell'ultimo pterodattilo, comunque. Sì. Vai, sta lontano.
Magica Bula! Questa GIF animata qua in 2D. Terra in silenzio, mi raccomando. Non correre! Oh. Dammelo! Dammelo! Perfetto. Dietro front. Proprio un ingordo. Magica Bula! La fretta non ci aiuterà, come dici tu. Meno male che questo Enigmos era per stupidi. A risolverlo, sì. Saltare su questi cosi allineati malissimo dal sottoscritto. Salta piano, eh? Ok. Ok, Gayward ha già fatto la clip. Possiamo fare pure una seconda clip, Gayward, che andiamo due. Grazie per la clip, Gayward. Ok. Oh, scusatemi. L'incubo è finito. Tutto a posto, perfetto questo. 70% però. Era d'obbligo. The Stone Age. Ok. Hai lasciato qualcosa? Fantastico. No, che cavolo. No, no, la fa mocca. Hai completato questo livello. Attenzione. La fabbrica di carote, ci saranno 120 carote d'oro. Salva, salva. Vai, Pritz, tocca a te. Vai, ci facciamo la fabbrica, vediamo che grazie, livello è. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. Ma la cosa che mi preoccupa di più di tutte, sai qual è? Sai qual è, Wasteland? Dica. La cosa che mi preoccupa più di tutto, sai qual è? Ma fai un passo a destra, questo? Che c'è qua? Solo il boss finale, spero. Spero. What? Bellissimo. Devo rompere il tombino. Comunque 8 carote d'oro e 15, cioè 8 sveglie. Siamo di nuovo in un'altra lingua. Perché ho l'impressione che questo livello sia Incubus? Perché hai visto le pedane? Che sta succedendo? È un Incubus? Crash Bandicoot, sei tu? Raccogli 5 di questi. Ah, grazie a Dio. Hai anche elettrificato. Cos'è, un aspirapolvere? Un bottone lì. Hai visto che c'era un bottone? Sì, sì, sto cercando. Oh mio Dio. È a tempo? Questo? Questo è l'inizio? No, no, sì. Ci sono più direzioni. Ma io andrei in fondo su tutte, più che... Qua c'è il checkpoint, si va avanti.
qua non ci puoi andare perché ti spinge. Devi resistere disperatamente a questo coso, ammesso si possa. Ah, ok, bisogna solo evitare. Giusto. Perché no? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si creerà. Stancano loro, non mi ricordo. Ah no, vanno lanciati. Devo pure far cadere quella cosa in testa, se vuoi. Vero? Non è una cosa che cade, sì. Ti va anche di qua. Cazzo succede? Pure il topo si è messo. Il ratto di merda, no? Di quasi continua, eh. Evitare questo posto. Grazie per nulla. Ok, questo è solo... Io mi suiciderei, sinceramente. E mi andrei a prendere il checkpoint qua in fondo adesso. Ma dobbiamo fare qua, questo? È una cosa in più, che non mi ricordo. Ma di qua non si continua perché comunque la parete è elettrificata. Quindi comunque dobbiamo andare su questo lato. Ottimo timing. No! Nonna. Ah, di lì. Sai che forse puoi salire con questo coso dal basso? Allora, diamo prima un'occhiata alla situazione più semplice. Questi pistoni saliranno per farti passare. Che incubo! Hai il checkpoint vicino, per fortuna. Ti aiuto con la telecamera, che dici? No, no, sto a posto. Non mi faccio male queste cose. Oh mio Dio. Ah, questo livello è un incubo. Sai che non credo addirittura. Che non sia l'unica strada percorribile quella che è appena percorso, peraltro. Subito.
di scoraggiare, Prizio. No, no, no. Secondo me qua si sale. Ti consiglio di rollare. Sì, sì, sto aspettando il getto. 3 anni dopo. Almeno hai fatto qualcosa. Ok. In tempo, guarda, uno si è stancato? Ah, non ci casca. Però il fatto che abbia un'interazione con l'oggetto in questione, no, basta, no, è spento. No, è perché l'hai spento, sì. E allora che cosa bisogna fare per convincerlo a saltare qua giù? Che incubo questo livello. Partirà da solo, sì. Sveglia! Fantastico! Una su 9. Mi sa che devi salire su questa. Che bug. Quanto indietro sei finito con questo scorsetto? Abbastanza.
cazzo si va là? Dove è là? Là. Qua da nessuna parte, secondo me. Lui è in una piattaforma apposita solo per darti fastidio. E qua c'è un mistero. Infatti non dovevo venire qua, Wasteland. E dove devi andare, scusami? Ti faccio girare un po' la telecamera. Aspetta, scusami. Perfetto, a posto. Non so neanche dove sia questa cosa. Va bene così. Ah, proprio dritto davanti a noi, forse? Maybe. Aspetta, prima di fare questa cosa si è aperta la porta elettrificata. Vieni. Finché ti fa male, ma non ti fa cadere giù, mi va bene tutto. Fantastico! Che stronzo! No, è l'uscita questa. Allora devi buttare due case su cinque. Sicuro? Sì, c'è scritto exit. Hey! Ma tanto non hai la chiave, scommetto. Perché la chiave ce l'hai. La chiave è caduta là dentro, sì, infatti. Vuoi mettere pausa un attimo? Aspetta. Sì, buonanotte, ma dove salta sta roba? Vabbè, togli. Non ho la più pallida idea di dove sia tutta questa roba. Cioè, non capisco. A destra? A destra c'è la pulsantiera. Allora, vediamo il coso del topo. No, non lo batteremo mai questo. Come ci eravamo arrivati? Purtroppo da qua, Fritz. Ci devi andare da qualcosa a tempo qua. Vabbè, un'occasione per ridare uno sguardo alle cose. Merda! Dove cacchio sono? Temo il posto sbagliato. No, il posto è buono. Stai andando all'uscita. Ok. Allora siamo vicini. Culo. Meglio, torna indietro. Ok, eccoci qua.
veramente per poco. Robista nera. Wasteland. Dimmi. Ci siamo, ci siamo. Il mio commentary, non apprezzi il mio commentary. Via. Vediamo qua sotto che c'è. Magazzino numero uno. Vai, vai. Wow. Fantastico. Hai una freccia in testa? Ah, indica dove si trova il topo di merda? Vabbè, tu esplora innanzitutto, perché secondo me rompi tutte le casse. Questa cosa servirà a qualcosa. Cosa, a che serve per saltare sopra le casse? Non lo so. Sembra imprendibile lui. Non hai la stessa sensazione? Un pochino. Vorrei vedere che si fa questo coso. Forse deve andarci zitto zitto? Lo devo costringere a passare su uno di questi passaggi? Puoi salire su queste strutture, no? Che ci stanno a fare qui? A darmi fastidio negli spostamenti. Questo stanno a fare. Allora, dobbiamo anticipare il topo. Ma è abbastanza un disastro. Molto bella, hai schiacciato e credo che tu l'abbia ucciso. Anche in modo un po' truce, forse. Ciao. Magazzino numero 2. No. Brutto segno. Wow.
Ti vuoi fare il giro di tutto? No. Vediamo se ci sblocca qualcosa, se no magari domani ce lo facciamo con maggiore lucidità. Io ora chiuderei qua. Questo livello è forse tra i più terribili, insieme a quello del Medioevo. Siamo buoni per cortesia. Quello del Medioevo vincerà la medaglia quando dovremo prendere tutte e 10 le casse presenti. Esatto, esattamente. Sicuramente. Ma diciamo che questo si difende. Non mi interessa. Non posso sinistra. Uscire? Sinistra, sinistra. Vedi, ah, vedi. Ah, ok. Che cavolo. Ma non è finito qua, vedete? Perciò non abbiamo preso tutto. Hai visto? Sto per spararmi. Hai brizio. Oh mio Dio. Sto per spararmi. Tanto tu puoi salvare, no? Pure in game. Qualche altra cosa? Penso che posso salvare. Sì, F1. Certo. Non vuoi salvare? Sì. Allora, F1. Salva stato, stato. Ah, ok. Vediamo giusto cosa c'è. Cos'è, Anakin? Non ti chiedere nulla. Oh! Hey! E quindi? Devo tornare indietro, torna davvero? Indietro. Sì. Lì, vedi? Qui a destra. Che bello. Bellissimo. Guarda a destra. Hey! Là c'è un'altra chiave. E voglio a fa 9 sveglia così. Sembra più lineare questo. Bello esteticamente, forse, con tutti questi cose. Hey! Questa è l'uscita. Devi solo andare a prendere... Hai fatto meglio. Ok. Ma fanculo. Un po' di merda. Ah, sveglia, vabbè, la prenderai all'uscita. Sto impazzendo. È una cosa colossale.
piragna. Il tasto di prima che serve? Quale tasto? Per uscire? Torna indietro. Okay. Ah, è vero che ti dice, sei sicuro che puoi uscire senza chiave? Ah, si superano rollando queste schifezze. Questo è per l'inizio. Ah. Fantastico. Era lì. Eccolo. Che odio per questo topo. Pensa che non lo puoi rifare davvero un'altra volta. Fantastico! Infatti lo farei tu. Ah, certo. Poi di qua dritto, giusto? Sì. È caduto in un buco invisibile, eh? Va bene. Oh, dove cazzo vai? Mattarello. Almeno non cadi. Hey! Va benissimo, grazie. Grazie. Credo proprio. Perché due non è mai in questi giochi. O è uno e tre. Però c'è il boss. Quadratura di merda per cominciare. Non sveglia sicuro. Non c'è nulla. TNT?
Chiaro. Martelli? E ti muovi o no, cazzarola? Ok, fuori dai coglioni. Mancano sostanzi, secondo me ci manca qualche cassa Acme. Qui, questa è. Ok. Mamma mia, che incubo. Terribile, terribile. Secondo me nel secondo magazzino poteva esserci qualche cassa che non abbiamo visto. Ottimo. Ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle? Non ne dubito. Perfetto. Lascia che salvi la tua posizione. Andiamo subito a salvare. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. Facciamo pure un backup sul retro, Ark. Eh sì. Va bene. 6 su 8. Bah. E due carote d'oro mancanti, non male. Una della cassa, la sveglia, e una stava in giro. Devo dire, non male. Va bene. Molto peggio. Quindi abbiamo sbloccato il mondo dei pirati. Probabilmente l'ultimo anche lì. Qui sono finiti, secondo me, i livelli. C'è qualcosa... No, qua l'abbiamo tutto fatto. Tutto finito. Vabbè, ci stiamo avvicinando alla chiusura di Bugs Bunny comunque. Un altro paio di gameplay, secondo me. Che voglio dire... Peggio di così. Va bene, per stasera andiamo in pensione, dai. Assolutamente sì. Abbiamo timbrato il nostro cartellino. Tac. E allora... Va bene così proprio. Stop per tonight. Un saluto a Gaber, non so se passa su Discord. E un saluto a tutti quelli che sono passati. Grazie per la compagnia, Laprizio e Wasteland. Goodbye. Ehi, hey, ragazzi. Eccolo. Buonasera.